nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. 3, 2, sportivi e cittadini di tutto il mondo, pronti, via! Sport e solidarietà si sono unite per la bibicità. Una manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati. Abbiamo visto tanta gente anche che arriva da lontano. Sì, è una caratteristica della bibicità, sempre all'insegna di un tema sociale o ambientale. Città è tornata tra i campi profughi palestinesi in Libano. La bibicità è entrata in un carcere coinvolgendo detenuti e agenti di polizia penitenziaria che hanno gareggiato insieme. Migliaia di persone hanno partecipato in questi giorni a Vivi Città. Più di 100 le città di tutto il mondo toccate da Vivi Città, la gara turistica più lunga del pianeta. Buonasera, buonasera, ben ritrovati amici e amiche sportive per il correre per sport Alberico. Bentornato caro capitano, innanzitutto. Grazie, grazie, ma soprattutto sono tornato per due motivi. Uno, perché si vociferava in giro chissà che cosa eccetera. Ti aspettavamo tutti. Con la WISP ci sono ancora. E poi, perché dobbiamo presentare il primo ospite, diamo il bentornato al nostro amico. Assolutamente sì. Giuliano Diodati, buonasera, bentornato. Assessore allo sport e alla viabilità del comune di Pescara, uno di casa ormai per il mondo del podismo. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Insomma sì, bentornato a me e a te, quindi, visto che siamo mancati per un po' di tempo. Credo che insomma era assolutamente necessaria la presenza dell'assessore allo sport del comune di Pescara per un evento così importante che e poi soprattutto per la gioia del nostro presidente Alberto Carulli. Ne parleremo tra poco. Mauro Pingiotti, buonasera. Buonasera. Ben arrivato. Grazie. Affaticato sicuramente perché sei il responsabile del Vivi Città, ma soprattutto per la viabilità. Esattamente, un compito bello duro, complicato. Bello però. Complicato, sì. Però, giustamente, se Alberico sei affidato a te, ci sarà un perché. Spero di svolgere al meglio il mio compito e poi vedremo. Bene, accanto alla bella presenza di Catiuscia Lanaro, buonasera, ben arrivata, atleta e che atleta che sta preparando un percorso importante che partirà, come tutti ormai sappiamo, da Lanciano per arrivare fino ad Assisi dal 3 al 6 di maggio. La preparazione procede alla grande? Bene, sono un po' stanco, però molto bene.
la colpa se sei stanca è chi ti sta accanto. Antonino Pugliese, buonasera. Buonasera. Responsabile tecnico, nonché dirigente, componente di questa affascinante avventura che per la prima volta si viene a realizzare, un sogno anche per il nostro amico che tornerà, tornerà a trovarci sicuramente. Tornerà proprio alla vigilia. Antonino, ma quanti chilometri stai facendo fare a questi atleti? A proposito di Vivi Città, siamo qui per presentare soprattutto il Vivi Città, oltre che sulle tracce, sulle orme di San Francesco. Dopo la maratona di Roma e di Milano, il Vivi Città ci sta a pennello. Sì, i ragazzi hanno percorso tanti chilometri, diciamo mediamente abbiamo corso circa una maratona ogni domenica come allenamento. Però ecco, diciamo le andature sono molto più blande, sono previste delle pause durante questi 40 chilometri di allenamento e poi durante la settimana c'erano degli allenamenti di qualità per non perdere il tono muscolare. E poi c'è stata tutta una serie di preparazione per quanto riguarda l'alimentazione e anche l'abbigliamento tecnico da utilizzare. Poi vedremo anche qualche chicca di questa avventura. Alberico, questi fanno sul serio. Sì, si fa sul serio, diamo atto a tutto il gruppo di ragazzi. Diamo che atto. Partivano per passeggiare. Invece qui c'è già uno spirito, non dico agonistico perché ci mancherebbe, però è lo spirito giusto di voler partire ma essere decisi ad arrivare. Il percorso lo abbiamo detto più volte, poi casomai lo ripeteremo ancora, ma andiamo con il nostro assessore, che dicevamo bentornato perché è mancato per un po' di tempo, adesso è tornato proprio per il Vivi Città, Alberico, anche perché tu immagina un organizzatore che ripartire da capo dall'ABC, invece con il nostro assessore tutto... Il sindaco aveva previsto questo, quindi voglio dire, dice, quando ci sarà Vivi Città tornerà l'assessore. Abbiamo difficoltà nell'organizzazione, quindi tornerà l'assessore. Sembra una battuta, ma invece Alberico... Diciamo che abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, perché comunque sia un'organizzazione così importante, assessore, ha necessità di avere le istituzioni dalla propria parte, ma non solo, di avere istituzioni competenti che sappiano dare ascolto e seguito alle necessità di un'organizzazione. In questo credo che l'assessorato allo sport e alla viabilità coincida perfettamente con le nostre necessità. E poi, assessore, aggiungo, una splendida città come la bella realtà, come Pescara, non poteva mancare nelle 60 ed oltre città a livello nazionale ed internazionale, pertanto Pescara è annoverata fra esse. Certo, voglio dire, noi intanto come amministrazione comunale di Pescara, io personalmente esprimo la grande soddisfazione perché Pescara è una città protagonista nel Vivi in Città. Oramai sono 35 anni, noi abbiamo sempre partecipato a tutte quante le edizioni e quindi insomma io sono certo che ci sarà una grande partecipazione perché il tempo sembra che oramai volga dalla nostra parte. Sì. Questi giorni sono stati giorni di un tempo molto bello che ha permesso a tanta gente di andare in giro per la città a piedi con la bicicletta. La nostra è una città che si presta in maniera spettacolare a questo tipo di eventi, il percorso è un percorso bellissimo e sono certo che ci sarà una ricca partecipazione che poi, come direte anche voi, è anche importante perché oltre al fattore sportivo che sicuramente riveste la sua importanza c'è anche il fattore sociale e di solidarietà che voi come WISP portate avanti da sempre e quindi è molto importante questo. Addirittura, Alberico, quest'anno due, l'ISAV di D'Andrea, il nostro amico Lorenzo D'Andrea, poi a livello nazionale un euro che viene donato. A livello nazionale verrà dato un euro per ogni partecipante, ma per quanto riguarda l'iniziativa che è proprio dell'Atletica Abruzzo e Molise di raccolta fondi per ISAV, che è un'associazione proprio di Pescara del territorio, praticamente loro prenderanno tutto il ricavato di questa parte di manifestazione che tra l'altro si preannuncia con numeri molto importanti. Non a caso abbiamo allestito... A questo punto ci auguriamo solamente che sia una bellissima giornata, speriamo. Per chi fa la passeggiata è una bellissima giornata. Certo. E poi che la maratona di Roma possa essere di insegnamento soprattutto nella non competitiva, dove più di 50.000 persone hanno veramente letteralmente invaso Roma e pertanto ci auguriamo che a Pescara si possa ripetere con il Vivi Città. Mauro, difficoltà?
Partiamo dalle note dolenti, diciamo. Nessuna. No, organizzare una manifestazione simile per le vie di Pescara comunque è sempre un compito arduo. Come giustamente sottolineava sia Alberico che tu, grazie alla collaborazione dell'amministrazione e anche del comando dei vigili urbani stiamo lavorando al meglio. Poi ho la fortuna di essere supportato da un grandissimo atleta che per quanto riguarda la viabilità mi è molto utile, che è Angelo Gravina, quindi è un veramente un collega eccezionale. Sì, estremamente preciso. Non ti dico che se non ridà 20 centimetri rimisuriamo più di una volta. Quindi... Anche perché il suo soprannome sai qual è? Sì? Onestamente no. Allora te lo dico se per qualcuno che non lo sapesse ancora, Luchiove. Ecco, non lo sapevo però ci avevo pensato. È calzante. Sì. Che tra l'altro ricordiamolo perché ad onor del vero Angelo è colui che ha anche concepito questo percorso. Proprio all'indomani morto. Dell'inaugurazione. Del Ponte del Mare. Quindi mi sta dando veramente un grandissimo supporto. E poi ecco la solita collaborazione che si chiede a tutta la cittadinanza in quelle due ore di non esasperare, di voler per forza passare sul percorso perché tanto le vie sono chiuse al traffico. Qui vediamo proprio il percorso, Mauro, sì. della manifestazione che parte da Piazza Salotto e vive praticamente tutto il centro di Pescara. Che ormai è immutato, giusto? Immutato, sì. È lo stesso. E poi per quanto riguarda un'altra cosa da sottolineare è sempre che l'utilizzo del Ponte del Mare è proibito, inibito anche ai ciclisti. Ogni anno non mi stanco mai di fare questa raccomandazione ai ciclisti, cortesemente evitate di voler per forza transitare sul ponte che non si può, quest'anno a maggior ragione, in quanto stanno facendo la manutenzione del ponte stesso e quindi siamo noi gli unici a poterlo transitare. E poi niente, per quanto riguarda il percorso è lo stesso degli anni precedenti, l'unica variante è la passeggiata dei 3 chilometri che prenderà via Ugo Foscolo per poi riuscire sul mare per riprendere la direzione di Piazza Salotto. Quindi questa è l'unica variante, però il percorso per i podisti, per gli atleti, per i passeggiatori è quello ultra collaudato degli altri anni. Da 3 km l'Alberico parte prima o? Appena dopo. Appena dopo, no, perché oltre alla 12 c'è anche la 6 km competitiva, ma secondo me molti dell'ISA. Se sarà una bella giornata potrebbero anche fare la 6 km come ha fatto il primo cittadino 2 anni fa, si fa tutto il percorso. Poi l'assessore ci aveva promesso che prima o poi sì ma quest'anno partecipa. Quest'anno è in corsa il nostro è in corsa mi sembra eccessivo, però sicuramente parteciperò alla passeggiata. Catiusce, come ci ha ricordato poc'anzi l'assessore, dall'84, 1984 esiste Vivicità, tu non correvi da quegli anni ma quasi, quante volte ti ricordi? Quasi tutte quante le ho corse, tranne 2-3 anni, adesso tutte. Poi è bello, bel percorso, Pescara è bella. No, il bello è potersi misurare con se stessi e dire mi sono ogni anno, sì, insomma. Migliorarsi. Tu ogni anno ti sei migliorata, no? No, le due gravidanze. Non ho potuto correre, sono un po' peggiorata. Come è nata questa idea di partecipare a questa iniziativa sulle orme di San Francesco? Allora, noi già ci conoscevamo perché abbiamo un altro gruppo con cui corriamo in montagna. Poi mi hanno dato questa idea e mi è piaciuta. Non avrei mai pensato di poter fare tutti questi chilometri. Però con il programma che ci ha dato Antonino siamo riusciti piano piano a aumentare sempre di più il numero di chilometri fino a riuscire a fare 40 km ogni domenica. Ma lo possiamo dire che Antonino poi è un trascinatore? Sì, ma noi ci divertiamo insieme. Quando corriamo insieme siamo molto molto affiatati, soprattutto le donne, tutte coalizzate contro Antonino. Ah, ecco. Guarda un po', Antonino. Sì, tutte coalizzate.
Mi odiano, mi odiano, però poi sono contento. Non è vero, Antonino, ricordiamo che ha un bellissimo negozio di articoli sportivi proprio nella sua Lanciano. Alberico, hai fatto, a proposito di negozio sportivo, hai fatto portare qualcosa per vedere cosa? Io ovviamente volendo comunque entrare anche nel dettaglio tecnico, ho chiesto ad Antonino di portare la dotazione, perché qui parliamo di partecipazione, ma parliamo della partecipazione a tutto il Cammino di San Francesco, quindi sarete impegnati quattro giorni di corsa, e avevo curiosità, ma la raccolgo anche dai podisti, di vedere come vi attrezzate per una impresa del guardandolo genere. Dal di fuori, sai che mi sembra? Un contenitore per mantenere gli arrosticini caldi, no? Sì. Adesso sfruttiamo Katiuscia come modella. Sì, sicuramente. Naturalmente per correre in montagna, che noi adesso invece abbiamo utilizzato per correre su strada, che è stato già dotato di tutto l'equipaggiamento che utilizzeremo in questi quattro giorni, ossia una maglia termica a maniche lunghe, mi puoi girarti Katiuscia così fa vedere, lo zainetto rimane completamente aderente quindi sì, a forma di gilet, le borracce dove rigorosamente devono contenere almeno un litro, mezzo litro, quindi un litro d'acqua, diciamo dobbiamo partire già con un litro d'acqua perché non sappiamo dove troviamo le fontane, quindi perfetto, mediamente ogni 10-15 chilometri, quindi siccome maggio si prevede... Antonino, comunque, non tutti lo sanno, quanti chilometri percorrerete al giorno? All'incirca 50 chilometri al giorno, chilometro più, chilometro meno, quindi diciamo le prime tre tappe saranno all'incirca di 50-52 chilometri, con dislivelli abbastanza importanti, e quello, uno di quelli più impegnativi sarà sicuramente quello da Castelvecchio Subequo fino all'Aquila. Certo. E poi il clima naturalmente potrebbe essere molto caldo, come potrebbe essere magari una giornata uggiosa, certo, e in quel caso quindi dobbiamo essere pronti con una giacca antipioggia, antivento e un cambio. Ma è pieno questo zainetto oppure? Questo zainetto allora è pieno, io già direi, sì, apriamolo. Sì, sì. Allora, quindi come avevo anticipato, quindi a portata di mano abbiamo subito una giacca antipioggia, naturalmente leggerissima. Noi ci auguriamo che ci sia il sole e lo lasceremo alla partenza. Comunque giacca antivento, perché noi comunque faremo il grosso, lo faremo la mattinata, quindi cercare di fare 35-40 km la mattina, con due piccole soste giusto per riempire le borracce, e poi faremo una sorta di pausa pranzo, ma non è che mangeremo diciamo piccoli pezzettini di parmigiano oppure... Ma che porterete al seguito oppure... Sì, porteremo comunque al seguito. Possiamo dire che praticamente viaggiate pur essendo comunque scortati in autonomia? Assolutamente sì, quindi la giornata, una volta che uno prepara lo zainetto la mattina... Quindi, poi scusa Antonino, ma con Valentino, con tutti gli sponsor che ha trovato, non avrete solo parmigiano, non ci mancherà nulla. Anche il vino addirittura. E quindi ecco, ci sarà questa pausa più lunga nell'ora di pranzo, dove noi ci cambieremo e quindi cercheremo di recuperare un po' di energie, cose importanti che magari un podista fa un po' meravigliare, ma come ti fermi e poi riparti a correre, come fai? E invece ecco, ci siamo abituati anche a questo, quindi riprendere pian piano, prima con la camminata e poi con la corsa lenta e via discorrendo. Katiuscia le farà con il stacco 12? Sì, assolutamente sì, con un drop da 12. Coletti, eh. Qui vediamo la pagina Facebook che è sempre più gettonata. Antonino, tra l'altro tu sei uno degli artefici della movimentazione, perché devo dire riesci a documentare tutta la vostra attività, e sempre più podisti mi chiedono e mi dicono che praticamente la vivono assieme a voi questa avventura. Sì, diciamo è iniziata con una sorta di provocazione a questi 30 ragazzi, tra virgolette, perché sono tutte le fasce età, quindi dai circa 20 anni fino ai 30 ragazzi, 5. Più giovane sei tu. e quindi è partita come una sorta di provocazione, vediamo un po', ti metto alla prova, vediamo come va, una domenica tira l'altra. Inizialmente erano un po' scoraggiati, oddio, ma fare 50 km al giorno, ma sei pazzo, così. E poi invece non vi spaventa nulla, vento, acqua, non... Eh sì, perché poi quando il discorso, la cosa importante è lo spirito di gruppo, quindi adotteremo diciamo la legge del branco, quindi che il più forte si adatterà al ritmo del più debole, ma il più debole dovrà impegnarsi, certo, un pochettino, quindi diciamo quindi io viaggerete tutti in gruppo, tutti comunque in gruppo, sia, quindi io cercherò di regolare il ritmo in base al più debole che viaggerà davanti e il più forte viaggerà dietro. Questo è ho visto quel cartello che l'ha scritta bomba. Se viaggia su internet, sì, quello è l'ultimo test che abbiamo fatto da Piani d'Archi
a Rosello, circa 1200 metri di dislivello, tutti in salita. Abbiamo percorso 38 km di salita, tutti in gruppo, e purtroppo poi siamo andati incontro alla neve, quindi volevamo arrivare fino all'agriturismo. Mancavano 4 km, è cominciata la bufera di neve, ho detto ok, fermiamoci qui a Rosello. Il test è comunque positivo. Non siete arrivati al mulino allora? Sì, mulino. Ci mancherebbe, assolutamente, tappa obbligata. Certo. Poi l'ultima tappa, la tappa più bella sarà quella da Foligno ad Assisi. Sicuramente dove sì. Dove la Winner è Foligno, che è un gruppo fantastico di tantissime... Ma penso anche anche la prima tappa, da Lanciano a Pescara, parecchi si sono organizzati, che partono da Lanciano, arrivano a Pescara e tornano con il treno, perché c'è la Sangritana, che è comoda, che tra l'altro ci fa anche da sponsor, che è comoda, che ci riporterà a Lanciano i partecipanti, che parteciperanno a una tappa sola. Quindi perché ricordiamolo, si può partecipare. Si può partecipare anche a una singola tappa. Diciamo, quelli che partecipano alle tutte e quattro le tappe sono già definite, sono queste 30 persone, e poi ci sono delle singole che magari ci raggiungeranno nelle varie città. Bene, benissimo. Alberico, torniamo al nostro assessore. Hai qualche domanda? Ebbene sì. Stamattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ma poi ne parleremo nei vari telegiornali e quanto altro. Complimenti ancora. per questo bel evento, che veramente è affascinante, una cosa certo, del nasce genere. Tra l'altro quest'anno, caro assessore, da Lanciano. Possono partecipare tutti, anche chi non corre, chi non cammina. Sì, ma ho capito. Un cammino spirituale, pertanto. No, ma devo dire che veramente è affascinante, a parte che i luoghi poi sono luoghi bellissimi, ma poi, voglio dire, dimostra la grande tenacia, insomma, pensare di organizzare una cosa del genere, pensare di prepararsi. Da quanto tempo vi preparate per questo? Beh, abbiamo cominciato, diciamo, dalla fine di dicembre, quindi abbiamo cominciato l'ideatore Antonio Valentini è più di un anno che ci sta pensando e veramente ha ottenuto un bellissimo risultato. La prima tappa parte da Lanciano, arriva a Pescara, quindi sicuramente l'assessore sarà lì ad accoglierci. Magari può fare anche gli ultimi 5 chilometri con noi. Anche 5 un po' tanti. Ultimo chilometro. Lo possiamo pure allenare. Possiamo pure lanciare questa sfida provocatoria. Da adesso al 3 di maggio prepariamo l'assessore affinché riesca a compiere questi 5 chilometri. Diciamo anche più che da adesso, da lunedì 16 aprile, perché dobbiamo ancora averlo. L'assessore, si dice sempre che lo sport è un ottimo veicolo pubblicitario per far conoscere la città, in occasione particolare con Vivi Città, proprio perché da 35, anzi con esattezza 33 a Pescara, perché le prime due si sono svolte all'Aquila, veramente sono passati migliaia e migliaia di podisti, soprattutto anche da fuori regione. Sì, è vero. Per far conoscere Pescara. Ma io penso che lo sport in generale sia il miglior veicolo pubblicitario per far conoscere la nostra città. Noi siamo, insomma, siamo una città dove tanti eventi sportivi, da ora iniziamo con Vivi Città e poi finiremo sempre con voi con la Maratona d'Annunziana, sarà un'estate ricca di eventi e di appuntamenti, per cui insomma noi ci aspettiamo di partire subito a sprombattuto e questa non è che l'occasione migliore per poterlo fare. Aggiungerei che è un'organizzazione seria come la Fantini con la WISP, perché se andiamo a vedere la locandina gli sponsor sono sempre gli stessi da decenni, ciò significa che quello è importante perché vuol dire che si lavora bene. C'è fidelizzazione, si lavora bene e tutti trovano la loro soddisfazione in questi eventi così organizzati. Certo. Mauro, un consiglio? Perdonami, torno al discorso che facevi tu del Vini Fantini. Si è creato veramente lo spirito di gruppo, come prima sottolineava a Pugliese. Noi, perché io sono anche atleta Fantini, siamo riusciti veramente a creare... Anche se ti vediamo poco come atleta, più come organizzatore ultimamente. Anche come atleta, dai. Anche come atleta, anche come giudice. Ok. Quindi dicevo, si è veramente creato questo spirito di gruppo dove anche chi per qualsiasi motivo non può gareggiare quella domenica, però dice sono disponibile, se serve potete contare su di me. E questo è importantissimo. Sicuramente l'ultima notizia da dare per chi è la prima volta che viene a Pescara per fare il Vivi Città, un consiglio dove parcheggiare, dove mangiare,
possiamo sbizzarrirci dovunque si va, si mangia benissimo. Secondo me si tocca rimanere. Parcheggiare alla stazione centrale, lì si trova il parcheggio, poi si viene giù dritti a Piazza Salotto, anche perché dal parcheggio della stazione già si vede tutto l'allestimento, che dalle 5 di mattina qualcuno starà già lì a lavorare, se poi si sente il profumo del mare. Quindi. Speriamo che sia una bella giornata, che non si sente troppo l'odore del mare. Io onestamente sono certo che sarà una bellissima giornata. A prescindere. No, certo. Sarà una bella giornata. Anche perché, come poc'anzi ricordate, Katiuscia, che ha partecipato quasi a tutte le edizioni, Vivicità ha un fascino unico. Bellissimo. Se riesce a vivere Pescara, specie per noi pescaresi, la si riesce a vedere con un altro occhio, chiusa al traffico, veramente la si riesce ad apprezzare e a dire quanto è bella. In effetti è vero, poi da sopra al ponte del mare forse ancora di più. Antonino, qualcuno che volesse aggiungere l'ultimo momento per l'anno prossimo? No, c'è anche la possibilità, naturalmente, bisogna valutare il suo grado di preparazione. Adesso loro effettueranno l'ultima settimana, 3 giorni di fila, dovranno correre 30 km al giorno per capire cosa può accadere, adesso, diciamo il minimo, adesso diciamo, cominciamo sindacale. A capire perché la componente femminile è compatta contro Antonino. Io andrò a lavorare di corsa, ritornerò di corsa per 3 giorni. Vivicità è uno sponsor tecnico Ioma, vedendoti con un'altra maglietta di un altro sponsor importante tecnico, avete pure uno sponsor tecnico nell'ambito? No, quest'anno no. Abbiamo deciso di non privilegiare nessun marchio in particolare, quindi sarò io come negozio, come supporto tecnico. E quindi diciamo che New Balance è il marchio principe della Running Point. Diciamo di sì, sono quelli che mi appoggiano in tutti gli eventi, tanto è vero che loro si sono offerti. Anche perché sponsorizza da anni la Maratona di Roma, potrebbe anche assolutamente sponsorizzare vedremo. Sulle orme di San Francesco. Perché no? Alberico. Ebbene sì, ci siamo. Diciamo, sarà l'anno record, ma è sempre un anno record. Secondo me sì, perché quest'anno, grazie ad ISAV, grazie anche a dei progetti scolastici che abbiamo fatto su Pescara, ci aspettiamo veramente una grossa crescita. Poi c'è il passologico di Mauro Trubiano, che sta lavorando molto proprio con la passeggiata sportiva, quindi un ampliamento del Vivicità che, come diceva ieri mattina il quotidiano Il Centro, va sempre più oltre la componente agonistica, quindi ci aspettiamo sicuramente molti bambini, addirittura questa mattina un'intera classe elementare si è iscritta per mezzo della maestra, insomma aspettiamo una bella crescita, speriamo, come diceva Mauro Pingiotti, nello spirito Fantini, che è quello che è del divertimento e della coalizione. Bene Alberico, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, siete stati in ottime mani nelle puntate precedenti. Io ci ho provato, io ce l'ho messa tutta. Bravissimo, e puoi andare avanti ancora per altro tempo. Io vi ringrazio, grazie a tutti quanti. Grazie capitano. Domenica ci vedremo al Vivicità con l'assessore. Il sindaco ci fa il pettorale numero 1. Non sappiamo all'assessore che numero dare, ma numero 1 anche l'assessore, no, ovviamente. Uno fissa. Grazie a voi, grazie. Grazie a Silvia e Maurizio alla regia. Buona serata, alla prossima. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song ever.